Guardi, Floris, io sapevo che queste cose succedono di solito nel pubblico impiego. Peraltro, in questi giorni è apparso un caso in televisione che riguardava un bidello. E questo deriva dal fatto che l'INPDAP, le gestioni del pubblico impiego, anni fa, ma anche recentemente, quando il lavoratore andava in pensione, sostanzialmente gli confermavano lo stipendio e con anni di spesso con anni di distanza facevano il conteggio e il conteggio diciamo, erogava il trattamento pensionistico definitivo e di solito diciamo, il trattamento pensionistico definitivo era più basso dello stipendio, per cui c'era il problema della restituzione. Questo dimostra come sia estremamente difficile nel pubblico impiego applicare retroattivamente il sistema contributivo, perché i dati non ci sono e sono anche molto, molto frammentari, sono anche spesso cartacei e quindi Allora, anche difficili da trovare. Se mi consente, Floris, sì. mi faccia dire a Salvini che sono molto contento di trovarmi con lui stasera, perché io gli voglio dire che io sono un deputato che ha votato la legge Fornero, che è contento di averlo fatto, che giudica Elsa Fornero un buon ministro del lavoro e che domani la voterebbe ancora questa legge, Allora, anche onore al coraggio perché di le Giuliano tre Mazzola. cose. No, un Salvini. momento, le tre cose, momento, momento, però mi faccia finire. Le tre cose che hanno portato sull'età pensionabile nella legge Fornero sono state fatte dal governo di centrodestra nel 2010. Col ministro Tremonti, che era un beniamino della Lega e che, se non sbaglio, questa volta è stato eletto in una lista protetta dalla Lega. Matteo Salvini ha un Quindi, soldato della legge Fornero davanti a sé, cosa gli vuole dire? ma non deve vantarsi con Salvini di avere votato la legge Fornero. Esca dalla televisione e vada Io in l'ho fatto casa anche con di gli un italiano italiani. qualsiasi rovinato da una legge Sì. infame. Rovinato da una legge infame, libero di sostenerla, Senta, libero di me li mandi esaltarla. sotto casa Cazzola, mia. aspetti, aspetta, aspetti, Me li mandi Cazzola. sotto casa Ah, mia nei suoi scusa, aspettate, affinity. abbassate entrambi. Giuliano Cazzola, lei è in collegamento, Matteo Salvini è in collegamento, quindi vi invito a parlare uno per volta perché è un chiarimento importante, quello tra di voi che gli italiani seguiranno con grande piacere, però dovete non parlarvi uno sopra l'altro. Allora, parlava Salvini, prego. Va bene, parlava Salvini. Secondo me è infame mandare in pensione a 66 anni una donna e a 67 anni un uomo. Pensiamo a chi lavora negli ospedali e nelle case di riposo e solleva anziani e disabili tutto il giorno. Pensiamo a chi sale sui tetti e ci dovrebbe salire a 67 anni. Io ritengo che sia una legge sbagliata che ha rubato 1 milione di posti di lavoro ai giovani. Perché se tu tieni fino a 67 anni la gente sul posto di lavoro, chi di anni ne ha 20 evidentemente sul posto di lavoro non entra, è una legge sbagliata, capita di sbagliare, si chiede scusa e la si cambia. Giuliano Capita di Cazzola, la sua sbagliare, si chiede replica. scusa e la si cambia. Giuliano Allora, Cazzola. la mia replica è questa. L'anno di finestra mobile l'ha introdotto il governo di centrodestra. E la Fornero si è semplicemente limitata a fare 65 più 1. La parificazione fra uomo e donna l'ha avviato il governo di centrodestra. La Fornero si è semplicemente limitata a farla andare a regime nel 2018, quando diciamo, la brillante coppia Tremonti-Sacconi, miei carissimi amici peraltro, perché io ero d'accordo anche con quelle misure, la facevano andare a regime nel 2024. E la questione dell'attesa di vita, dell'aggancio all'attesa di vita, è sempre legata alla legge 122 del 2010, inventata da Tremonti e da Sacconi. Siete stati voi, Quindi, Salvini. Salvini, mi Breve replica e poi una pare che domanda lei per queste Alessandro cose comunque le Cinzanetti e dovrebbe Giordano. sapere. L'altra cosa che voglio dire, Salvini, è che se guardi i dati dell'INPS, dal 2008, dal 2009 al 2015, per quanto riguarda la pensione di anzianità, l'età effettiva è aumentata di un anno, è passata da 59 anni a 59,9. La vecchiaia è aumentata di 3, ma per il fatto che c'è stata la parificazione uomo-donna, fatta a tambur battente nel pubblico impiego dal governo di centrodestra, avviata nel mondo del lavoro privato dal governo di centrodestra. Fortunatamente, dico io, però Salvini, lei questa cosa la dovrebbe replica ai ricordare. Salvini.
Breve, la prego perché voglio far vedere un dato. Guardi, non essendo più la Lega al governo ormai da 4 anni e mezzo, io spero che quello che accadrà fra 15 anni non verrà più imputato a me, alla Lega e al centrodestra. C'è una legge, è una legge sbagliata, perché io incontro personalmente e quotidianamente, magari a lei non capita, persone di 52, 53, 57 anni che stanno pagando da decenni, hanno perso il lavoro, perché non so se qualcuno l'ha avvisata, ma c'è la crisi. A lavorare, vada a dirglielo in faccia che la loro azienda ha chiuso, non hanno lo stipendio, non hanno la pensione, vengono a casa sua a mangiare. Le mandi sotto casa mia, le mandi sotto casa mia a protestare. Non inviti gente a casa sua, Giuliano Cazzola, che poi arrivano. Allora, rispetti questa gente. No, ma vengano. No, che magari abitano in un condominio e danno fastidio agli altri. Emiliana Alessandrucci. Guarda, intanto.